Alla cattedrale l'ultima celebrazione di Armando Trasarti, il vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola lascia dopo 16 anni di attività. Domenica 8 luglio l'ingresso di Andrea Andreozzi. Domani a San Lazzaro di Fano i funerali di Federico Pagani, l'ottantenne investito da un furgone al Molo del Lido. La nuova piscina di Fano entrerà in funzione il prossimo autunno, presentato alla stampa il nuovo impianto natatorio. Problemi ancora irrisolti nel tratto pericoloso della rotatoria di via Moriconi a Rosciano di Fano. Questa mattina nuovo incontro tra residenti del quartiere e le forze politiche dell'UDC e Fratelli d'Italia. È svolta ieri come da tradizione nella prima domenica di luglio la festa del porto a Pesaro, una manifestazione che più richiama lo spirito identitario della città pesarese. Accoglienza di qualità al turista, Frontone e San Severino Marche si aggiungono ai 25 riconoscimenti come bandiera arancione delle Marche. Lunedì 3 luglio, benvenuti cari telespettatori di Fano TV ad un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia. Ieri si è svolta l'ultima omelia per il vescovo uscente Trasarti. Alla cattedrale di Fano tutto il territorio della diocesi ha salutato e ringraziato Armando per i suoi 16 anni di ministero episcopale. Domenica 8 luglio l'ingresso di Monsignor Andrea Andreozzi. La domanda è il perdono. Sono stato un pastore buono secondo il cuore di Dio. Dico, da buon scout, del mio meglio, ce l'ho messo. La domanda che rivolgo a me stesso al momento della mia partenza, ma non di fuga. Sono stato degno del vostro affetto e della vostra fiducia? Un augurio e una preghiera per me stesso e per voi tutti. Niente ti turbi, niente ti spaventi, tutto passa. Dio solo resta. Quella di domenica 2 luglio è stata l'ultima omelia per il vescovo Armando Trasarti, che dopo ben 16 anni di ministero episcopale andrà in congedo in attesa che domenica prossima, 8 luglio, alle ore 18, il suo successore, Monsignor Andrea Andreozzi, prenderà ufficialmente le redini della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. Una cattedrale, quella di ieri, gremita di preti, fedeli, forze militari, istituzioni e tante realtà del territorio. Presenti a fianco di Trasarti anche l'arcivescovo di Pesaro Sandro Salvucci e il vescovo emerito Giovanni Tonucci. Prima della funzione, il vicario Don Francesco Pierpaoli ha portato il saluto di tutti i parroci. Sono certo che in questi anni sei stato tu, Don Armando, a tenere unita la nostra diocesi, anche quando i quattro nomi tendevano a favorire isolamento, tu hai promosso l'unità della diocesi, comunicandoci la bellezza di tutto il territorio della diocesi. Mi piace qui ricordare che mentre noi abbiamo continuato a parlare di una cattedrale, ci siamo inventati tre concattedrali, tu ne hai scelto una quinta e hai sempre detto che quella era la tua cattedrale, la rotonda del carcere di Fossombrone. Durante l'omelia non sono mancati i ringraziamenti. Un grazie particolarissimo va a tutto il buon popolo di Dio, credente e non, un popolo laborioso, generoso, accogliente, ricco di associazionismo laico e cattolico, capace di tenere vive tradizioni e impegni in ogni comunità civile e religiosa. In questo contesto va il mio grazie diffuso a tutto il clero, i diaconi e alle tante comunità religiose che nutrono la spiritualità ed esaltano la bellezza del nostro vivere. Sono stato sempre convinto, e lo sarò sempre di più, che la grandezza del vescovo è senza dubbio il popolo di Dio, ma i consacrati creano armonia, presenza, profezia, accompagnamento. Un augurio e un grazie sincero al mondo politico, sociale, educativo, imprenditoriale. Servite il popolo e il bene dei tutti. Un pensiero di gratitudine profonda a tutte le forze dello Stato. Voi servite l'uomo e avete bisogno di essere profondamente umani. Un pensiero riconoscente al pensiero personale della nostra curia. Quando dico curia, dico tutti gli uffici pastorali, giuridici, eccetera, vicari. Un altro ringraziamento poi il vescovo uscente l'ha voluto rivolgere a Don Luca Santini, segretario di Armando e parroco nella Valcesano. Non è un eroe, quattro parrocchie, però 50-60 km al giorno se l'ha fatti. Mi ha consolato nella malattia, mi ha sostenuto, mi ha sfidato quando ero piagnucolone.
e si è fatto competenza nell'accompagnamento. Trasarti ha poi ripercorso alcuni momenti del suo ingresso nella nostra città. Il 21 ottobre 2007, giorno del mio ingresso in questa cattedrale, l'amato vescovo Vittorio Tomassetti così mi disse le parole tratte dal Salmo 15: le sorti sono cadute per me su luoghi deliziosi, stupenda è la mia eredità, e la mia eredità è la chiesa di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. Grazie, grazie di tutto. A metà della funzione religiosa si sono vissuti attimi di apprensione per Don Attilio Tommasini, colto da un malore svenuto forse a causa del caldo. Subito intervenuta la Croce Rossa, che ha portato il 98enne all'ospedale con l'ambulanza del 118, dove poi si è ripreso. Al termine della celebrazione eucaristica, anche il prefetto di Pesaro e Urbino, Emanuela Saveria Greco, ha preso la parola per poi abbracciare il vescovo Armando. Ciò che mi ha colpito è stata la sua sensibilità verso tutti, ed in particolare verso i più sofferenti nell'anima, verso i più bisognosi. Mai frasi scontate, ma riflessioni profonde e acute, che hanno sempre lasciato il segno, frasi sulle quali riflettere, che restavano impresse nella mente e nel cuore perché le sentivi vere. All'uscita della cattedrale di Fano, il vescovo Armando ha rilasciato un'ultima intervista per poi concedersi agli abbracci e agli auguri dei fedeli. Sentiamo. Gli ultimi ci educano. Prima di tutto ci aiutano a non essere brontoloni, perché vediamo il peggio e noi abbiamo molto di più. Secondo, poi negli ultimi Gesù ci ha insegnato a vedere il suo volto. Gli ultimi sono di tanta specie, non è solo chi ha fame e chi soffre, chi è con handicap e chi ha una mancanza d'amore, chi ha perso amore. E poi un grazie davvero alla curia, ma non come ente astratto, persone concrete che col volontariato, con l'impegno, con l'invenzione, con la passione, abbiamo cercato di rendere più bella la diocesi, ma anche di rendere più facile il lavoro dei nostri preti, perché la curia deve far star bene il popolo e i preti, perché quando uno sta bene fa bene il bene. Questa è la mia convinzione. E poi forse un grazie molto molto grande ai senza nome, però gli invisibili, che sono tanti, il popolo, questa gente che in qualche modo si è incrociata con gli occhi, con le parole, quasi con discrezione, e questi ci aiutano a vivere, ad andare avanti sempre, a capire che il ministero, anche quando fosse sofferto o arido, è sempre un ministero che vale la pena compiere. Se ci manca il popolo, siamo anaffettivi, e chi è anaffettivo, chi non è sposato con la sua gente, col suo popolo, non può fare né il vescovo né il laico cristiano, tanto meno il prete. Si svolgeranno domani, martedì 4 luglio, alle ore 10, i funerali di Federico Pagani, l'ottantenne investito da un furgone giovedì scorso sul molo di Ponente in zona Lido a Fano. La celebrazione si terrà all'interno della parrocchia Gran Madre di Dio a San Lazzaro di Fano. In via dei Pozzi, nella frazione di Cairo di Monbaroccio, sono partiti i lavori per la sistemazione della frana che si è creata durante l'ultima alluvione di maggio scorso, così come anche in altre 8 strade comunali. Il comune sta effettuando con le proprie forze economiche e umane i lavori di messa in sicurezza dei tratti e di ripristino della viabilità. Sentiamo allora di più nell'intervista realizzata al sindaco Emanuele Petrucci. Buongiorno a tutti, siamo qui in via dei Pozzi, stiamo facendo il lavoro di ripristino della viabilità. Come vedete lo facciamo noi, lo facciamo come comune, lo facciamo con le risorse che abbiamo, perché quello che era lo stato di emergenza che abbiamo richiesto purtroppo ancora non ha avuto seguito, e quindi a fronte di un servizio che deve essere garantito alla cittadinanza ce la mettiamo tutta. Lo facciamo con le nostre piccole risorse comunali, lo facciamo con i nostri dipendenti comunali, ringrazio Michelino, che le Gasperini, per il contributo e il lavoro che sta facendo ogni giorno per garantire quello che può garantire a fronte dei disagi avvenuti con l'ultima alluvione. Già dei Pozzi è quasi ripristinata, però come vi dico ce la stiamo mettendo tutta, e non è facile. Se lo Stato non ci aiuta non potremo garantire sicuramente la riapertura di altre strade che ne necessitano, almeno nei tempi in cui speriamo.
Grazie e buona giornata a tutti. Sarà la migliore piscina della regione Marche, al servizio di Fano ma anche di altri comuni dell'entroterra. È costata più di 7 milioni di euro ed entrerà in funzione il prossimo autunno. Il presidente della Fondazione Carifano, Giorgio Gragnola, e il sindaco Massimo Seri, insieme ai tecnici e ai responsabili delle ditte che hanno eseguito i lavori, hanno presentato questa mattina il nuovo impianto natatorio che sorge nei pressi dell'aeroporto. Allora sentiamo di più nel servizio di Massimo Foghetti. Sono iniziate le fasi finali per la realizzazione del grande impianto natatorio finanziato dalla Fondazione Carifano nei pressi dell'aeroporto. Ormai siamo giunti al collaudo delle strutture. Lo stato di fatto è stato presentato agli organi di informazione dal presidente Giorgio Gragnola e dal sindaco di Fano Massimo Seri, che il 30 giugno scorso ha pubblicato il bando per la gestione. Una gestione valevole per 15 anni, fondata su un project financing relativo a tutte le migliorie che possono essere introdotte nell'impianto e alla convenienza per l'utenza del costo del servizio. La scadenza è stata fissata al 20 luglio prossimo. L'inaugurazione di tutto l'impianto è prevista per i mesi di settembre e ottobre. Entrando sul centro natatorio, Seri ha ricordato come questo sia il più bello della regione, con tre piscine, una a 8 corsie, una per la fascia 0-3 anni, una per l'acqua gym e alla riabilitazione. Altamente tecnologici sono gli impianti di depurazione delle acque, di riscaldamento e di tutto ciò che fornisce energia alle strutture. È una grande vasca realizzata da Mirta Purs, che è una dei marchi più blasonati che vediamo spesso quando guardiamo le gare olimpiche e le gare internazionali, perché sono le tecnologie di massimo livello che abbiamo oggi sul panorama internazionale. Quindi siamo orgogliosi anche di avere questo fornitore tra quelli che hanno realizzato questo centro. Questo è un reparto del tutto indipendente dell'impianto natatorio, perché è un reparto di carattere sanitario. Penso che il gestore possa gestire in modo assolutamente importante anche questa sezione, questa divisione del centro natatorio, perché è una parte che ha la sua autonomia e che ha le autorizzazioni di tipo sanitario per poter svolgere all'interno del centro natatorio anche una funzione di riabilitazione, e questa piscina è una delle quattro presenti in questo centro proprio dedicata a questo tipo di attività. Qui siamo nel cuore dell'impianto natatorio, un impianto dell'alimentazione, un impianto dell'efficientamento energetico di grande tecnologia. Sono certamente tecnologie all'avanguardia, e qui siamo appunto nel sotterraneo del centro natatorio, e facendo un giro qua dentro ci si rende conto veramente della complessità di questo centro e anche della necessità appunto di un gestore capace di ottimizzare bene tutte le tecnologie che sono state impiantate. Ed ora diamo spazio alle vostre segnalazioni, che ricordo potete fare attraverso il nostro numero 338 49 68 250. Questo reporter ci segnala lo stato in cui versa il nuovo parco giochi di Viale Piceno a Fano, nella zona del nuovo supermercato. Qui l'erba è alta, più delle persone, e i giochi sono impraticabili, scrive nel messaggio. Ci sono anche numerose zanzare ed è tutto abbandonato. L'altra segnalazione invece ci arriva sempre da Fano, dove in località via Prelato 29 e proseguendo la strada è completamente piena di buche. Sentiamo un piccolo estratto del video. Tutti, guarda che razza di buche che ci sono. Non ho capito. Cioè, le buche fanno paura, paura fanno. Guarda che roba, guarda che roba. Ce n'è un macello fino in cima, fino alla fine delle case. Guarda, guarda questa, guarda questa. La rattoppano dopo una settimana, è peggio di prima. Ho spaccato la gomma due volte. C'è la gente che passa in bicicletta che dice che è cascato anche dalla bicicletta un giorno. Questa è tutta la strada nostra. Guarda che roba.
Non si arrendono i residenti di Rosciano di fronte alla risposta considerata del tutto insoddisfacente fornita dall'amministrazione comunale sui problemi di sicurezza che esistono nella viabilità del quartiere. E non si arrendono neanche il segretario politico dell'UDC Stefano Polegioni e la consigliera comunale di Fratelli d'Italia Lucia Tarsi di fronte ai pericoli che ancora oggi sono presenti nella rotatoria di via Moriconi. Qui è in gioco la vita delle persone e già alcuni cittadini coinvolti in incidenti a causa di scarsa visibilità dell'incrocio, a causa delle barriere fonoassorbenti, ci sono passati. Inoltre il rinvio senza scadenza della rotatoria davanti alla vecchia chiesa della frazione, prevista in un incrocio molto pericoloso, genera molte proteste. Per Polegioni e Tarsi è urgente prendere provvedimenti. Sentiamo. A che punto siamo, Stefano, di questa situazione? Beh, io credevo che avremmo potuto chiudere il cerchio dopo l'interrogazione in Consiglio Comunale e il tavolo tecnico con l'assessore Brunori. Ho ottenuto risposta dal Comune e mi sembra una risposta abbastanza riduttiva. Dovremmo capire cosa intendono fare entro il 31 luglio, quindi del 2023, quindi entro fine mese, perché mi sembra, ho visto che parlano solo di dissuasori, quindi molto poco in via Moriconi in arrivo sulla rotatoria, e quindi dovremmo insieme in Consiglio Comunale, insieme alla consigliera Lucia Tarsi che gentilmente ha fatto l'interrogazione, chiarire esattamente che tipo di opere intendono fare su quella strada per togliere un pericolo reale ed esistente. Che cosa avete chiesto? Mettere dei dissuasori a terra, commettendo anche delle segnaletiche luminose, come sono in tante strade, che indicano anche il tipo di velocità che un'autovettura porta. Abbiamo chiesto di mettere anche un autovelox. Quindi ora la battaglia continua. Io voglio augurarmi che continui e duri poco, che si arrivi presto a una soluzione, perché le soluzioni ci sono, e quindi io spero che ci sia anche la volontà. Quella strada è molto pericolosa e tra l'altro è un muro che impedisce non solo i cittadini di Rosciano, ma diciamo tutta la parte dell'abitato del comune di Fano che va verso monte a poter venire in città, perché non ci sono attraversamenti, non ci sono percorsi pedonali, non ci sono percorsi ciclabili e gli incidenti testimoniano il pericolo di questa strada. Ma questo non è l'unico pericolo che incombe sui residenti di Rosciano, ce ne sono altri che rendono difficile la percorrenza sulla Flaminia. Sì, è una situazione che segnaliamo già da anni. La Flaminia, lo sappiamo, è un punto molto pericoloso, sono avvenuti anche degli incidenti mortali. Abbiamo fatto varie interrogazioni e in questo momento si stanno facendo dei lavori per un ampliamento del marciapiede per mettere in sicurezza i pedoni, ma la promessa fatta nel 2021 di una rotatoria che avrebbe avuto l'effetto di rallentare il traffico, purtroppo è rimasta una promessa. Questa rotatoria rimane solo sulla carta e i cittadini di Rosciano si dovranno accontentare soltanto di una messa in sicurezza soltanto dei marciapiedi, e non ci basta. La rotatoria è assolutamente un elemento fondamentale per il rallentamento del traffico e quindi il Comune, la Provincia devono assolutamente dirci in breve tempo quando faranno questo nuovo lavoro. Ricorre quest'anno l'ottavo centenario della presenza dei frati minori francescani sul colle di Santa Maria di Scotaneto a Monbaroccio, conosciuto oggi come Santuario del Beato Sante. Era il 1223 quando alcuni frati francescani fondarono il convento, il primo nella diocesi di Pesaro, quando ancora Francesco d'Assisi era in vita. Il luogo, situato tra la natura incontaminata, è divenuto meta di pellegrinaggi religiosi in visita per pregare il beato Sante Brancorsini, che lì è vissuto santamente nella seconda metà del 1300. In occasione di questo importante appuntamento è stato organizzato l'evento Beato Sante, 800 anni sulle orme di San Francesco. Un intero weekend dove si svolgeranno diverse celebrazioni nelle giornate di giovedì 20, sabato 22, con il clou previsto per domenica 23 luglio.
3 giorni di appuntamenti con la fede e con la storia del Beato Sante. Nella giornata di venerdì 14, invece, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, si terrà un incontro di spiritualità e cultura con i giovani della provincia di Pesaro e Urbino. Il programma completo è visibile sul nostro sito occhioallanotizia.it. In migliaia tra cittadini e turisti nella giornata di ieri hanno preso parte alla festa del porto di Pesaro 2023. Vediamo allora com'è andata nel servizio di Marco Lonigro. Grande successo per la festa del porto 2023. Una lunga giornata iniziata la mattina con la messa solenne celebrata dall'arcivescovo Sandro Salvucci nella chiesa parrocchiale. Alle ore 10 nel piazzale antistante la capitaneria di porto, cittadini e turisti hanno potuto ammirare il moto raduno del mare organizzato dal motoclub Tonino Benelli. A seguire il corteo delle imbarcazioni in mare con getto della corona in memoria dei caduti. Ma pensare al mare come luogo di transito delle imbarcazioni, delle persone, come luogo di lavoro, come luogo di navigazione, luogo di relax, divertimento, ma anche rotta di tante persone che cercano di raggiungere terre migliori rispetto a quelle che hanno lasciato. Allora il pensiero oggi in particolare non solo ai caduti in mare in ogni condizione e situazione di ogni tempo, ma direi anche in particolare i caduti in mare di questo tempo. Siamo molto colpiti dai fatti di Cutro, dai fatti avvenuti nel Mar Egeo, morti in centinaia, migliaia di persone, tanto da trasformare il nostro mare nel cimitero più grande d'Europa, possiamo dire, o comunque del bacino mediterraneo. È una festa anche importante per valorizzare un luogo importante del nostro territorio. Sì, il porto ha una grande identità, una sua identità. Don Marco in qualche modo in questi anni è stato il portavoce anche di tutte le esigenze del porto, perché è un quartiere particolare rispetto agli altri, deve far convivere la residenzialità con le attività del porto, non sempre è stato facile, ci sono stati anche tanti problemi, penso all'ex Amga e alla bonifica che abbiamo dovuto fare, che adesso le piante stanno continuando a svolgere, quindi insomma, è un quartiere che ha una sua forte identità e questa festa del porto va ben al di là della Madonna del Porto, è sì una festa che ha un riferimento religioso ma un riferimento identitario per il porto e per tutta la città di Pesaro. Poi il giro in barca che è sempre emozionante. Sì, è sempre emozionante con queste corone che si buttano per le vittime del mare, anche di incidenti non soltanto legati alle migrazioni, e quindi è sempre molto emozionante. Poi una giornata splendida, il San Bartolo fantastico, l'acqua pulitissima, quindi insomma siamo davvero entrati nella parte migliore dell'estate. Mercatini di artigianato e hobbisti, street food e tanta musica per animare pomeriggio e sera. Migliaia di persone hanno partecipato alla festa del porto 2023, che è terminata come di consueto con lo spettacolo dei fuochi d'artificio. E a Mondavio invece si è svolta la festa delle bandiere arancioni delle Marche. 27 i riconoscimenti assegnati dal Touring Club alle località che offrono un'accoglienza di qualità al turista. Allora sentiamo quali sono nel prossimo servizio di Stefania Schiaroli. Si è svolta la festa regionale delle bandiere arancioni a Mondavio, dove 27 comuni sono stati premiati dalla bandiera del Touring Club, iniziativa che va avanti da ben 20 anni. Il riconoscimento viene assegnato alle località che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio e sanno offrire al turista un'accoglienza di qualità. Il titolo ha una validità temporanea. Ogni 3 anni i comuni devono ripresentare la candidatura ed essere sottoposti all'analisi del TC, che verifica la sussistenza degli standard previsti e garantisce così ai viaggiatori un costante monitoraggio della qualità dell'offerta e alle amministrazioni uno stimolo al miglioramento.
Ai 25 comuni marchigiani che già vantavano il riconoscimento, quest'anno se ne sono aggiunti due, Frontone e San Severino Marche. Giornate come queste rappresentano un lavoro enorme fatto da chi quotidianamente si sforza per portare valore ai nostri territori e far riconoscere questo valore, che poi viene certificato e qualificato in un circuito nazionale e internazionale che ci dà la capacità di essere attrattivi e soprattutto ci dà un volano di sviluppo economico. Un'etichetta fondamentale ai fini turistici, un riconoscimento di qualità turistico-ambientale conferito dal Touring Club ai piccoli comuni dell'entroterra italiano che si distinguono per un'offerta di eccellenza e un'accoglienza di qualità. Ricco il programma della festa, alle 16.30 al Chiostro Francescano l'accoglienza dei sindaci e dei referenti da parte del gruppo storico a cura della Proloco in piazza Matteotti. A seguire la cerimonia di consegna delle bandiere e arancioni alla presenza del presidente della regione Acquaroli. Evento presentato nella splendida cornice del Chiostro Francescano da Alvin Crescini. Nel giardino Leopardi è stato offerto l'aperitivo arancione e al termine della serata, nuovamente al Chiostro Francescano, il concerto Melodic Living Ensemble del coro Colombati Città di Pergola. Ricevere nuovamente la conferma della bandiera arancione era un obiettivo della nostra amministrazione, è un percorso nato nel 2003, quindi oggi ringrazieremo anche le passate amministrazioni per il lavoro svolto. Sono 20 anni che Mondavio sventola, diciamo, sul proprio campanile questa bandiera arancione e questo ci rende ovviamente molto orgogliosi perché comunque è frutto del lavoro di tanti amministratori ma anche di un territorio. E questa sera apriamo l'album di famiglia di Fano TV e facciamo gli auguri a Palmiero Strenga e Domenica Biagiotti di Saltara di Colli al Metauro che festeggiano 50 anni di matrimonio. Auguri dai familiari e dallo staff di Fano TV. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire un approfondimento dedicato all'evento Novilara Arte e Gusto e poi uno speciale sul quinto concorso sulle note della fortuna, il concorso canoro nazionale per cori delle scuole superiori. Ed è veramente tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.